cui va dato atto e va dato il merito soprattutto di aver pensato all'elaborazione di questa ristampa anastatica, che non è stata un'operazione semplice per i fatti che già ha narrato. C'era ancora qualche amico nostro che, pur essendo aduso a frequentare i convegni storici, ci diceva in continuazione, un refrain era, dice, ma perché, che è successo nel 1799? Quindi non c'era ancora e non c'è ancora questa coscienza. E perché non c'è questa coscienza? Per i noti fatti, perché la storia la scrivono i vincitori, e quella sì che è una storia partigiana. E a volte diventa veramente un incubo. Diventa un incubo perché sono delle trasposizioni che non tengono fede nei documenti. Signori miei, la storia si fa con i documenti. Cioè, qua ci sta poco da scrivere, da essere, da ondeggiare. La storia si fa con i documenti. Documenti di archivio, documenti di biblioteca, di ogni archivio, di ogni ordine e grado. Quindi, se la storia non ha, se un evento che viene raccontato non ha la sua pezza d'appoggio documentale, non è una storia, è un'altra cosa, è un racconto, un romanzo, un'elucubrazione, un romanzo, una espressione filosofica, ecco, chiamiamola come la vogliamo chiamare. Nel 1799 è successa una cosa che ha dell'incredibile, e lo diceva chi mi ha preceduto. Una cosa incredibile, soprattutto perché se fosse stata raccontata da chi solitamente racconta la storia e continua a raccontarlo, ossia chi la storia l'ha vinta, sarebbe stata un'epopea senza precedenti. Invece è diventata, invece non l'hanno voluto fare, non l'hanno voluto fare, non lo vogliono fare e continuano a non farlo, perché vogliono nascondere dolosamente la verità. Nel 1799 accade una cosa incredibile, che il cardinale Ruffo, cardinale di Santa Romana Chiesa, cardinale calabrese, ha l'intuizione di provare a restituire il regno di Napoli al legittimo sovrano, che era Ferdinando IV di Borbone, che gli era stato sottratto dolosamente e in maniera inopinata dai Giacobini, che erano partiti, avevano occupato il Ducato Romano, poi hanno occupato Napoli, giovandosi di una serie di circostanze, quale la debolezza dell'esercito napoletano, che questa è un po' la costante che poi si ripeterà in sommo grado anche nel 1860. Fatto sta che i Giacobini si insediano a Napoli, e il re è costretto a scappare in Sicilia, a Palermo. A Palermo succede una cosa straordinaria, che si presenta questo cardinale, dicevamo prima, usavamo degli epiteti un po', che è un cardinale per modo di dire, perché, ma in senso buono lo dico, perché era molto più aduso a dirigere, ad interessarsi di questioni amministrative ed anche militari, come vedremo, che non della sua, quella che dovrebbe essere la sua professione, insomma, la sua caratteristica, la sua peculiarità. Questo cardinale si presenta a corte e dice: ma perché voi pensate a difendere la Sicilia dai Giacobini? Attacchiamoli, andiamo noi del regno. Quindi prendiamoli in sorpresa. All'inizio viene preso per un pazzo, perché la prima obiezione che gli si fa è questa: cioè, con quale esercito? Noi l'esercito non abbiamo più. L'esercito ha dato pessima prova di sé delle vicende del continente. Dice: non vi preoccupate, perché l'esercito lo raccolgo io strada facendo, a cominciare dai miei fedeli calabresi. Operazione che potrebbe sembrare una pazzia, e effettivamente forse all'inizio è stata così, è stata concepita anche così. Tant'è vero che riesce a cooptare solo alcuni pochi eletti, 5-6 partono, e questo lo riferisce. Di cui, scusatemi, Pedro Masi, che ha scritto, Questo si trova per caso lì, e per questo affari personali stava lì. lo riferisce Domenico Pedro Masi, perché Domenico Pedro Masi, commissario. che poi diventa commissario dell'Armata, era uno dei pochi che ha seguito il cardinale Ruffo fin dall'inizio. Era un siciliano di Augusta che aveva seguito, aveva abbracciato con grande entusiasmo la causa del cardinale Ruffo, ed è uno dei pochi che all'inizio seguono. In Calabria si comincia a costituire questo esercito che si va sempre più ingrandendo, con ex soldati borbonici del diciotto esercito, con contadini, con braccianti, ma anche con artigiani, commercianti. Insomma, a un certo punto si costituisce questa armata che lui ha il buon senso di chiamare, ed è qui l'intuizione geniale, armata reale e cristiana. Perché
Perché si chiamava Armata Reale Cristiana? In primis Armata Reale, perché faceva riferimento al re legittimo che era stato spodestato. C'è qualche studioso, anche recente, che ha messo un po' in dubbio la fedeltà del cardinale Ruffo alla monarchia borbonica. Non esiste, perché proprio per il semplice fatto che lui chiama Armata Reale, sì, perché riconosceva il suo unico re, che era Ferdinando IV di Borbone. Ma l'intuizione ancora più importante era la croce. L'emblema dell'armata del cardinale Ruffo è la croce. Rifacendosi un po' a quello che succede al 312 a.C. a Ponte Milvio, quando Costantino, dovendo affrontare Massenzio, gli appare la famosa croce, Nox Signo Vinces. Ecco, cardinale Ruffo fa una cosa del genere. Ma perché? Perché lui capisce che deve contrapporre i valori religiosi all'ateismo, non l'albero della libertà, che andavano chiamavano gli struppone, che aveva preso il posto della croce, ma la croce, perché i valori tradizionali del popolo, del regno, era la religione cattolica, era il cristianesimo. Quindi lui contrappone i valori della croce ai valori dell'albero della libertà. E da partita vinta. Perché non c'era nessuna armata, anche la più forte del mondo, qual era allora l'armata napoleonica, a poter contrastare questi ideali. Fatto sta che da parte del febbraio, dalla Calabria, arriva quasi indisturbato, ad eccezione di qualche episodio ad Altamura, ad Andria, dove si scontra con più o meno qualche resistenza, però arriva praticamente indisturbato a Napoli e arriva alle porte di Napoli il 13 di giugno, giorno di Sant'Antonio. Gli stessi contingenti inviati dalla Repubblica, dai repubblicani napoletani, si dissolvono come deve al sole, perché sono abbandonati agli stessi uomini che componevano, perché... Sì, quello poi cade al Ponte della Maddalena. Cioè, l'unico episodio bellico si ha proprio al Ponte della Maddalena, quando l'armata del cardinale Ruffo cerca di entrare in Napoli, c'è una feroce resistenza, cade il generale Wirz, che era un ex ufficiale, il generale Borbonio che ha fatto il passaggio dall'altra parte, nel 1860 di altri, di molto peggio. Entra l'armata, quindi riconquista Napoli, e immediatamente la prima cosa che fa Ruffo è quella di dire: caro maestà, abbiamo riconquistato il regno, adesso vedi di ritornare dalla Sicilia a Napoli e riprendi il tuo trono. Qui ci stanno però, ecco, ad onor del vero, vanno fatte alcune precisazioni. Inizia la fase della restaurazione borbonica, perché dopo qualche tempo anche i castelli di Napoli vengono riconquistati, lì c'è un patteggiamento con il Mecean che cambi il denaro sonante riesce ad andare via, insomma, anche perché i giacobini, i francesi già si erano ritirati da tempo verso Roma e verso l'Italia settentrionale, proprio per contrastare la coalizione austro-russa di Suvarov, che li stava mettendo in grande difficoltà. Inizia la fase della restaurazione. Ecco, io vorrei soffermarmi un attimo su questa, che è una delle pagine più discusse della storia. Ricordiamoci sempre però che la storia si fa con i documenti, e quindi i documenti contengono i numeri. La restaurazione borbonica, a cui Ruffo, ad onor del vero, tenta di sottrarsi, nel senso che lui non era d'accordo nell'usare la mannaia, come si può dire, non era la scure. Lui era convinto che attraverso la persuasione potesse riuscire a riconquistare parecchi di questi compromessi, di questi repubblicani compromessi alla parte reggia. Purtroppo prevale, bisogna dirlo, prevale un orientamento molto più forcaiolo sia del Nelson, dell'ammiraglio Nelson, che della regina. Dobbiamo dimenticare che la moglie di Ferdinando IV, Maria Carolina, era la sorella di Maria Antonietta, che nel 1793 era stata ghigliottinata a Parigi, quindi un motivo di risentimento in certo qual modo c'era. Fatto sta che prevale la linea dura, diciamo, di Nelson. Vengono creati dei tribunali speciali, alla fine questi tribunali vengono messi a morte 99 cosiddetti patriotti, anche il Petromasi usa la parola patriotti per l'esattezza.
Di questi 99 ci sono anche due donne più famose, la collega Eleonora Pimentel Fonseca, giornalista poetessa, e c'è poi quella vicenda un po' a sé stante che è Luisa Sanfelice, che con il 99 c'entra con i cavoli a merenda, verrà a pagare delle... a questa proposta, sì, cioè paga per colpe anche non sue, insomma, perché poi era tutta una vicenda abbastanza ingarbugliata, poi come l'ordinatore magari parlerà di questa vicenda. Alla fine vengono messi a morte 99 persone, che sono quei 99 nomi che vengono scritti anche a Napoli sulla colonna lì, per cui ogni anno si festeggia, si ricorda. Però nessuno ricorda le vittime dall'altra parte. Allora, iniziamo da quello che dice il generale Thiebaud, cioè l'amico Raimondo che sta facendo un lavoro, una trascrizione dal francese di queste memorie, in cui Thiebaud, che era un generale giacobino, parla 60.000 vittime, mi pare di capire. Quindi 60.000 vittime, dall'altra parte, siamo parlati. Però, diciamo, questo è un numero ancora un po' indistinto. Andiamo con i numeri reali. Il 12 maggio del 1799, perché i francesi andavano via ad ondate verso Roma e verso l'Italia del Nord, si fermano ad Isola del Liri. Non so chi di voi conosce, il paese delle cascate, bellissimo. Cittadina, alta terra di lavoro. Vicino Sore, tanto per essere tra Cassino e Sore. Qui si fermano, incontrano la resistenza dei popolani, e allora che cosa fanno? Uccidono 537 persone. Lo ripeto, 537, di cui, delle quali 350 si erano rifugiate, credendo di... ahimè, di godere della protezione dell'Altissimo, della chiesa di San Lorenzo, e insomma, 350 vengono letteralmente scannati, donne, bambini, anziani, in questa chiesa di San Lorenzo. Alla fine si contano 537 vittime. In turno a Casalporta forse 1000. Scusate, 537 vittime. E sono 537 vittime, i cui nomi sono annotati nei libri mortuorum delle chiese, che io sono andato a spulciare uno per uno. Anche se c'era già qualcuno che aveva fatto prima di me, nella Pasqua del 1799, a Traitto, oggi Minturno, vengono uccise 349 persone dal generale Dombrowski, che era un generale polacco, che era con i giacobini, era un contingente polacco aggregato ai giacobini. A Casamari, una bella abbazia cistercense, che credo che voi conosciate, vengono